Ormai è passato più di un mese dall'inizio di questa quarantena e la domanda più pressante in questo momento è: diventeremo più poveri dopo questa quarantena? Le risposte non sono così semplici, nel senso che dal punto di vista economico dobbiamo parlare intanto di povertà e che cos'è la povertà. Intanto ci sono differenti povertà, c'è la povertà assoluta e la povertà relativa. Quando parliamo di povertà assoluta, quindi sussistenza, la Banca Mondiale definisce povertà assoluta quella condizione nella quale un uomo, un essere umano, sopravvive con meno di 2 dollari al giorno. Ovviamente bisogna parlare in questo caso della PPA, ovvero parità di potere d'acquisto, nel senso che con 2 dollari in Centro Africa riesci ad avere un potere d'acquisto di un certo tipo, con 2 dollari in Germania hai un altro tipo di potere d'acquisto, quindi quei 2 dollari sono relativi in base al potere d'acquisto del territorio. A questo concetto di povertà assoluta si aggiunge anche il concetto delle capabilities di Amartya Sen del 1993, nel quale dice che non è tanto la quantità di denaro all'interno di una popolazione a definire la povertà assoluta, ma la capacità che quella popolazione ha di gestire quelle risorse e di garantire appunto che questo denaro si trasformi in altro denaro, quindi che possa essere investito e via discorrendo. Per quanto riguarda il problema che stiamo affrontando noi, dobbiamo parlare di povertà relativa. La povertà relativa è quella condizione nella quale l'individuo, oppure la famiglia, ha una quantità di denaro, quindi di reddito mensile, inferiore al 60% della mediana della popolazione. A farla breve, se in una popolazione l'80% guadagna 2.000 euro al mese, per esempio, e quella persona che guadagna 500 euro al mese ovviamente guadagna relativamente meno rispetto a tutti quanti gli altri, quindi sarà relativamente povero rispetto a tutta la popolazione. Questo rientra nel concetto attuale, nel senso che una persona che prima della pandemia guadagnava 2.000-3.000 euro al mese ed oggi guadagna 600 oppure 700-500 euro al mese, questa persona sarà relativamente povera rispetto a prima. Ma a questo concetto di povertà dal punto di vista economico non bisogna assolutamente slegare il concetto di povertà psicologica e di povertà sociale. L'essere umano fondamentalmente è una entità di tipo biopsicosociale, che significa che non possiamo slegare la salute fisica, quindi la salute biologica, dalla salute emotiva, quindi psicologica, e dalla salute sociale, cioè dalla sua integrità sociale. Un esempio banale è la donna malata di cancro al seno, ha un problema biologico, questo è poco ma sicuro, ma questo problema biologico non può essere slegato dalle ripercussioni psicologiche e soprattutto dalle dinamiche sociali che poi si vanno a creare attorno a questa persona. Sempre una donna vittima di violenza domestica, per esempio, ha sia delle lesioni biologiche, ma sicuramente anche delle lesioni dal punto di vista psicologico, è tutto integrato all'interno di un contesto sociale che può portare anche a stigma di questa persona. Quindi il concetto di vulnerabilità che stiamo cercando di definire è vulnerabilità in relazione a un essere umano che è appunto un contenitore biopsicosociale. Quindi abbiamo visto che la pandemia di per sé non è soltanto una problematica biologica e virologica legata soltanto alla malattia di per sé, ma ha delle conseguenze sia sul piano economico, sul piano politico, sul piano sociale, sul piano psicologico. Quindi diciamo che è una entità multilivello. L'angoscia derivata di questo periodo storico non è derivata soltanto dal problema virologico, ma anche dall'angoscia nel quale le persone non sanno quale sia il loro futuro, quindi dal punto di vista economico non si sa dove si andrà a finire, non ci sono più delle certezze. Abbiamo parlato in precedenza dell'uomo flessibile di Sennett, nel quale descrive appunto l'individuo postmoderno, cioè quello che è senza valori, quello con i valori fluidi, senza sicurezza, senza certezze, così in balia degli eventi. Ah, un altro libro che mi piace associare è Il complesso di Telemaco di Massimo Recalcati. Recalcati è uno psicanalista e parla appunto della figura di Telemaco come quella appunto del figlio che aspetta il padre che torni dal mare. Il padre rappresenta l'autorità, rappresenta la legge, la sicurezza, la stabilità, in un mondo che è diventato fluido, è diventato senza certezze, senza sicurezze, nel quale predomina appunto l'angoscia, cioè questa paura dell'ignoto, il non sapere che cosa capiterà. Ma ciò che mi preme ricordare è che questa pandemia non sta portando soltanto a un isolamento fisico, a un distanziamento
distanziamento tra le persone, ma una vera e propria perdita dei legami sociali, quindi un distanziamento sociale nel quale noi diventiamo sempre più individualisti, ovvero c'è sempre più la perdita di quei valori collettivi, quindi c'è molto meno collettivismo, ci si fida sempre meno degli altri, sempre di più solo e soltanto di se stessi, e che poi si vede anche nel fatto che comunque ci sia la perdita nella fiducia nelle istituzioni e negli esperti, che sono fondamentalmente il simbolo un po' dell'autorità, il simbolo del legame sociale. Andiamo a perdere questa certezza perché fondamentalmente diventiamo sempre più distanziati, sempre più individui, e necessitiamo sempre più di auto-isolarci anche dal punto di vista sociale, non ci fidiamo più degli altri. Quindi abbiamo capito che questa condizione di pandemia non porta con sé soltanto una povertà biologica, quindi malattia, ma anche una condizione di povertà economica, quindi materiale, ma anche una condizione di povertà sociale, perché ci stiamo distanziando, ma anche una povertà psicologica, perché come pubblicato da poco su Lancet, questa pandemia porta con sé un aumentato rischio di suicidio. L'articolo di Lancet sottolinea il fatto che questa condizione di pandemia e soprattutto ciò che deriva dal punto di vista psicologico da questa condizione di isolamento forzato può aumentare il rischio suicidario, quindi diciamo aumentare quei disturbi dell'umore che sono poi alla base del rischio suicidario, quindi sindromi depressive, sindrome da stress post-traumatico, perché di fatto questa condizione da talune persone può essere eletta come un vero e proprio disturbo da stress post-traumatico e può portare appunto a disturbi dell'umore, il rischio di cadere in quella condizione di assenza di speranza, che poi è quella che più di tutte aumenta il rischio suicidario. E quindi niente, l'unica cosa che possiamo fare è sperare in politiche economiche, politiche fiscali, politiche monetarie che possano far sì che ci sia un po' una ripresa. Ovviamente non parlerò nel dettaglio di tutto questo perché non è assolutamente una mia competenza, e voglio però confrontarmi con qualche economista e spero che ci sia qualcuno disposto a farsi intervistare per poter avere diciamo una delucidazione maggiore su questo punto, che secondo me è veramente importante. So che non è stato un video particolarmente allegro, però se vi è piaciuto mettete like e condividetelo, e ci vediamo al prossimo video.